Dal Vangelo secondo Luca. Quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Il senso dei versetti del Vangelo di Luca che abbiamo ascoltato è fondamentalmente un invito da parte del Signore a deciderci per il bene, un invito a deciderci per il bene una volta per tutte, senza tentennamenti. Sono parole chiare, quasi schiaccianti. Se non siamo con il Signore, siamo contro di Lui. E se non raccogliamo con il Signore, siamo destinati a disperdere ciò che raccogliamo. L'invito quindi oggi a deciderci per il bene, ad imboccare la strada della relazione con il Signore, a camminare nella relazione con Lui, innanzitutto attraverso la preghiera e poi attraverso quella vita semplice, quella vita che concretizza l'amore di Dio con i nostri fratelli, nelle nostre relazioni. Ma questo invito così schiacciante, queste parole così chiare, lasciano comunque lo spazio alla possibilità di essere perdonati, al fatto che ciascuno di noi, speriamo di no, ma potrebbe cadere anche se si è deciso per il bene, potrebbe rischiare in questa strada per il bene di prendere qualche volta una strada parallela, di andare a finire qualche volta in una strada sbagliata, per poi sperare di potersi rimettere nella via del bene. E quindi ci chiediamo, sebbene ci siamo decisi per il bene, sebbene una volta per tutte abbiamo scelto di essere con Dio, cosa avviene se cadiamo? Cosa avviene se qualche volta, per sbaglio o anche a causa proprio della nostra stessa natura, gli rivolgiamo le spalle? Cosa accade? Allora, cosa accade? Accade fondamentalmente che forse arriva uno più forte di noi. Questo prendere una strada sbagliata, questo voltare le spalle al bene per il quale ci siamo decisi, è forse causato dall'arrivo di uno più forte, come dice il Vangelo oggi. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, potrebbe arrivare qualcuno più forte che ci fa deviare dalla nostra strada. Ma siamo certi che se la strada che abbiamo imboccato è quella per il bene, siamo certi che se la via è quella che ci conduce al Signore, sebbene possa arrivare qualcuno più forte di noi, la meta di questo cammino è sempre più forte di tutti, è il Signore. Se ci siamo decisi per Dio, non dobbiamo temere quando cadiamo, perché Egli torna a rialzarci, torna a rimetterci in piedi sulla strada che conduce a Lui, vincendo colui che è più forte di noi, ma non è certamente più forte di Dio.